All'origine delle forme animali. Cerchio e seno attraverso NT entità IM. Per avere più chiaro il concetto di individuo inteso come entità incarnata e quindi del sorgere della coscienza, giova risalire ai primordi o meglio all'origine delle forme animali definite superiori. Tralasciando di prendere in considerazione le forme di vita vegetali e tutte quelle forme di vita che si riferiscono al mondo degli organismi inferiori, e cioè il mondo degli esseri monocellulari, il mondo degli insetti, eccetera, in quanto in tali forme la coscienza è latente e non operante. Avrete capito, figli, che nel primissimo sorgere della coscienza l'individuo è in realtà quasi nullo. Ne prenderemo in considerazione il microcosmo, e cioè i virus, i batteri e così via, in quanto in tale stadio regna la quasi incoscienza. Dopo tali necessarie precisazioni, procediamo. Con l'emergere della prima luce e con il determinarsi in sua funzione, della prima ombra di subcosciente, cominciarono a crearsi le premesse per la necessità di conservare i riflessi e le intellezioni che, nel processo del divenire cosciente, via via affluivano al subcosciente. Lo spirito sentì così la necessità di organizzare uno strumento che tenesse in ombra, e cioè nell'oblio, quanto dalla coscienza veniva devoluto al subcosciente e quanto attualmente alla coscienza non serviva. Si originò così l'organizzazione del cervello sulla base di una perfezionata materialità, ma il conservare le cognizioni non era tutto. La conservazione infatti doveva avere per presupposto che tutto ciò che veniva conservato doveva essere anzitutto conquistato. In altre parole, il divenire della coscienza e il suo progresso nell'ambito del mondo esterno non poteva effettuarsi se non attraverso una azione nel mondo esteriore stesso. Affinché questo agire si determinasse, era necessario che in qualche modo lo spirito avesse la capacità di sentire concretamente il mondo esterno e che potesse operare nella realtà materiale mediante uno strumento che ne possedesse la capacità. È così che sorse la necessità di concretare un mezzo avente la virtù di agire e di svelare alla coscienza il mondo circostante. Fu in seguito a tale necessità che la volontà e la forza dello spirito, permeando la materia, foggiarono il corpo, usufruendo ben inteso delle universali leggi divine. Cervello e corpo si originarono quindi nell'individuo in connessione alle esigenze della coscienza. E per rendere concreta la dialettica tra subcosciente e coscienza, tra intellezione e sensazione e tra pensiero e azione. Nel procedere progressivo della coscienza, lo spirito, individualizzato in forme relativamente complesse, sviluppò il cervello, acquisendo così la possibilità sempre più ampia di ritenere e conservare la memoria delle esperienze, in continuo aumento e sempre più indispensabili alla evoluzione della coscienza. Contemporaneamente si sviluppò anche il corpo, che divenne sempre più perfetto come capacità e possibilità di azione e di moto, sempre più adeguato alla spiritualità in progresso. Più semplicemente, mentre il cervello acquistava maggiori facoltà di conservare o devolvere, secondo le circostanze, ciò che necessitava alla coscienza attuale, il corpo si concretava
negli organi dei sensi per agire e svelare alla coscienza il mondo materiale. È in questi organi dei sensi che si è sviluppata nel tempo la capacità attiva della coscienza di acquisire le esperienze. L'individuo organico, nella sua costante evoluzione, con le possibilità che dà alla coscienza di promuovere progressivamente la spiritualità, si rivela lo strumento più idoneo che lo spirito abbia foggiato per procedere nell'evoluzione. Solo attraverso la corporeità non ci stancheremo mai di ripeterlo. Lo spirito può comprendere e sentire la spiritualità universale di cui è parte. Auspichiamo che abbiate compreso quanto è stato detto. Per meglio farvi capire, aggiungiamo che l'organismo individuale, come presupposto e come strumento necessario all'evoluzione, si adegua sempre alle esigenze della coscienza e alle necessità specifiche dello spirito. Per concludere, figli, non sarà inutile una sintesi del concetto generale. L'individuo organico si origina dunque quale fattore essenziale della coscienza e quale mezzo necessario per l'evoluzione dello spirito. L'individuo in senso generale sorge sullo sfondo e come superamento del mondo inorganico, inteso come particolarità materiale, a cui rimane peraltro annesso, allo stesso modo che la coscienza di cui è tramite si origina sullo sfondo e come superamento dell'incoscienza. Dal punto di vista della consistenza e della struttura, figli, la bruta e inflessibile materia è superata nell'individuo nella corporeità pluriforme, corporeità nella quale la materialità è resa gradualmente più malleabile e adeguata ai fini dell'azione che lo spirito, che in essa si rinserra, persegue per conquistare l'esistenza. Terminiamo auspicando che abbiate compreso come la materia tutta, quale elemento della divina creazione, si sottomette alla volontà dello spirito, che se ne serve per le proprie esigenze evolutive. La coscienza, pertanto, è il tramite ideale che consente allo spirito di soddisfare tali esigenze e di raggiungere la meta prefissa.